Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. E da lì io mi ricordo proprio di aver pensato, vabbè, ormai è andata. Cioè, arrivata a quel punto lì, ho detto, vabbè, va bene, no? Cioè, ormai questa è la mia vita e basta. E nonostante l'età, avevo capito che comunque sia, non era ancora tutto sprecato, che insomma, che c'era ancora un'opportunità per comunque sia avere una vita dignitosa, avere una vita con delle ambizioni che ho sempre magari avuto, che però le avevo lasciate da una parte. Parole contemporanee, reali, profonde crisi di coscienza di ragazzi che stanno scoprendo la normalità, un terreno molto più difficile in cui sostare, considerando il limite da cui provengono. Recuperare la vita di una persona, nel gergo comune salvarla, è un processo che oggi si può incanalare attraverso un metodo, ma nel 1978 la situazione era ben diversa. Non c'erano guide, non c'era sensibilizzazione, nessuna consapevolezza, nessuna speranza. La vita di un tossicodipendente era la vita di una persona già morta. I primi anni 70, gli anni della libertà, gli anni della magia, del vivere, dello stupore. Tutto inizia a sembrare legittimo e c'è quel gusto nell'esistere che forse non ha precedenti. Ma come tutte le sensazioni piene nella vita, è facile poi trovarsi a fare i conti con il vuoto. In un attimo siamo negli anni di piombo, quando davanti alle crisi esistenziali di tanti giovani si presenta una sostanza nuova, che costa poco, ma ha effetti superiori a qualunque cosa puoi trovare in giro. Non si sa nulla al riguardo, solo che una volta provata non si torna indietro. Si chiama eroina, ovviamente. La mano che sta promuovendo con forza un mercato che di lì a poco diventerà tra i più proficui si chiama mafia, ovviamente. E ha come obiettivo principale quello di arricchirsi e spegnere i sogni, perché la mafia non vuole la felicità di nessuno e gode nel vedere una società a pezzi. Senza addentrarci troppo nelle motivazioni che portano un ragazzo a mettersi un ago in vena per provare un brivido nuovo, è facile spiegare come da zero chiunque poteva ritrovarsi, soprattutto in quegli anni dove l'assenza di consapevolezza la faceva da padrona, schiavo di una sostanza più forte di lui e senza nessuna possibilità di uscirne, in quanto il vero dolore del tossicodipendente si percepisce dopo l'assunzione, dopo aver smesso, dopo la crisi d'astinenza. Affrontare se stessi è il vero dramma. E chi usa sostanze senza una guida può solo perdersi in quei deliri della mente, nel senso di colpa. La speranza si incarna in un uomo che aveva interesse sincero, reale, concreto nel recupero di ogni soggetto.
come un dio, c'era per la collettività e per l'individuo in egual modo. Il cuore di Vincenzo Muccioli è la prima pietra con la quale si edifica la chiesa di San Patrignano, tra virgolette. Era l'unico che sembrava veramente interessato a risollevare quelli che per la società erano degli scarti. Inizialmente San Patrignano è paragonabile ad una comunità hippie, una realtà con poche persone che venivano da ambienti difficili, anche della politica, della malavita nazionale, che vivevano in questo terreno a tratti accampati, lavorando per sopravvivere sia a livello emotivo sia proprio concretamente, nel senso che la comunità già in quel momento si reggeva sul lavoro dei ragazzi. Il lavoro è sempre stato la base della comunità di San Patrignano. La realtà sembra efficace, il sistema funziona, dai pochi report di quegli anni si può toccare con mano il recupero di chi è lì dentro ed è innegabile il fascino che ne deriva. Nel linguaggio della strada, San Patrignano diventa una luce, tra chi la snobba un po' per paura e chi invece ammira in silenzio, mentre persino la magistratura si sente di legittimare quel mondo, spedendo giovani ragazzi detenuti con problemi di droga al suo interno per offrir loro un vero percorso di riabilitazione, quello che il carcere purtroppo non può offrirti, per aiutare chi è in difficoltà, pur riconoscendo che le realtà che nascevano in quel momento erano artigianali. Metodi strani, metodi duri, ma ciò che prevaleva, a detta del figlio stesso di Vincenzo Muccioli, Andrea, era la voglia di vivere. Non c'erano droghe, c'erano le relazioni, calore umano, felicità, nonostante il dolore e la malinconia. Si stava cercando una soluzione che non fosse l'abuso di psicofarmaci che proponeva l'ospedale o il nulla cosmico che presentava lo Stato. Per il tossico, la droga è la vita stessa. Per questo il vero lavoro diventa costruire una vita alternativa. Ci voleva coraggio e bisognava assumersi parecchie responsabilità, più grandi di qualunque uomo, anche solo per provarci. I rischi di sbagliare erano elevatissimi e personalmente, se penso alla storia di San Patrignano, rimango stupito dal sistema che si è creato, che comunque si è dimostrato funzionale. Rimango a bocca aperta davanti a quello che dal nulla e con puro istinto è stato creato, con un errore marginale che, per quanto doloroso resti, è stato minimo. Del resto ai tempi dicevano: i drogati bisogna ammazzarli tutti. Tutti i ragazzi del mondo, tutti i ragazzi che, avviliti in una situazione, disperano di trovare soluzioni. A questi vorrei dire che la soluzione esiste, purché loro la vogliano e si lasciano aiutare a viverla, se veramente lo vogliono. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita.